nuovo anno, nuovo secolo, ma Adoni Quotidiani resta uguale, resta lo stesso con Luigi Allegrucci che ha vissuto delle vacanze particolarmente foriere di bei incontri e di divertimento. Prima fra tutti una cena con il ministro Merloni, se non sbaglio. Quando è successa e come mai? Io ho incontrato alla vigilia il grande Enzo Arbore, al Dano del Lupo, si chiedeva di venire a trovare, ma chi ha ricevuto il mio bigliettino alla vita, gli ho detto che ho fatto quattro cose, tutto contento, ho fatto cantare con Bella Montagna stanotte, che l'ho cantata l'ultima volta. E dopo siamo stati, adesso noi andiamo a mangiare alla palestra, i giocatori, adesso ci sei portato un regalo, c'erano i biglietti per andare al campo, dei giocatori. A proposito di campo, so che sei stato anche a vedere Gualdo Atletico Catania, se non sbaglio, 2-1 per la squadra Umbra. Ho fatto due gol nel centravanti bellissimi, uno diagonale e uno di piatto, un bel giocatore. E sempre a proposito di appuntamenti mondani, non possiamo non dire che Luigi ha assistito al bellissimo concerto di Cecilia Gazdia, tenutosi il 1° gennaio nella nostra città. Che impressione ti ha fatto, tu che sei un esperto, sei un baritono? Mio nipote che mi ha dato il biglietto, ne aveva due, sono andato, anche se non era la prima firma, ma ho sentito bene. La Gazdia è una cosa nuova, è bravissima, ma questo tenore io non lo conoscevo per niente. Il Mario Malagnini. Mario Malagnini, ma è bravo, da tenore. Però certo che vederti duettare con la Gazdia mi piacerebbe moltissimo, poi ne saresti senz'altro all'altezza. E questo nuovo secolo, questo nuovo anno, quali prospettiva per te? Adesso aspettiamo le domande che ho fatto da Costanzo, gli sviluppi, adesso lo stesso pittore, sempre sto Giuseppe Gentile, adesso vediamo com'è, vediamo come ci ha messo, anche il suo abito, insomma ti conosceranno senz'altro perché quando arrivano da Costanza arrivano tutte le lettere che arrivano, leggono, e poi fanno vedere e guardano i soggetti, i tipi, no? I personaggi. A proposito di serata vorrei farti pubblicamente i complimenti per una splendida serata che hai tenuto al Board Nest, al pub Red Wolf, possiamo dirlo, dove hai cantato assieme a Claudia Foffi splendidamente, oserei dire. Complimenti Luigi e tutto il pubblico era per te. Sì, questa è una bella serata, molto bene, ero in forma, tu hai toccato canzone che ho fatto, ma non sono soddisfatto. E a Praggio ho avuto, bello, molto bene, molto bene. Altre volte ho incappato, anche per esempio la Gazdia, che ha letto gli articoli, le volte si è assurato col pubblico che non viene sempre bene, non vengono sempre giambelle col buco, anche ai tenori. E poi come faccio io, non ripeto così al volo, è difficilissimo. Va bene, a proposito di canzoni, Luigi ci canti qualcosa per questo primo appuntamento del secolo? Bruno Martino. E la chiamano estate, quella dell'estate? Che me l'hai cantata, tra l'altro. Una splendida estate, era qualcosa del genere. Ah. Odio l'estate, l'estate che ha distrutto i nostri sogni, l'estate che ha distrutto il nostro amore. Tornerà un altro inverno, fioriranno mille petali di rose, l'inverno ha cancellato tutte le cose, per poi morire un giorno di dolore. Odio l'estate, io volevo cantare un'altra, che non si ricordava, sono segnato, non l'ho messo. Ne voleva cantare un'altra, ma Luigi, noi va bene, noi siamo contentissimi di questa tua esposizione vocale, magari con tutta calma la ritrovi e ce la farai sentire la prossima settimana. Ringraziamo Luigi qui per Adoni Quotidiani, è tutto, arrivederci.